Allora, la mia prima domanda la farei al professore Manzabicchi, esperto di politiche sanitarie, e la qualifica però che penso si preferisca è libero pensatore, giusto? Libertà pensatore. Allora, io le do una bacchetta magica e le chiedo: quale sarebbe il suo piano di salvataggio per garantire la sostenibilità del sistema sanitario nazionale? Ce la facciamo? Abbiamo bisogno di un secondo pilastro? Ripeto? Sì. Allora, ho chiesto al professor Carinichi: quale sarebbe il suo piano di salvataggio per garantire la sostenibilità del sistema sanitario nazionale? Ce la facciamo? Sarebbe obbligatorio accedere alle lusinghe della sanità? Riusciamo forse in uno dei punti a mettere anche la nostra proposta di eliminare le facilitazioni fiscali? Allora, parto dalle agevolazioni fiscali perché mi interessa recuperare il discorso che faceva Elena Granaglia e il discorso che faceva Rosibindi. Cioè, questa faccenda del welfare aziendale non bisogna dimenticare una cosa, che nasce nell'ambito logico del Jobs Act, non è che nasce fuori dal Jobs Act, con degli obiettivi specifici. Le agevolazioni fiscali servono semplicemente a, come dire, creare le condizioni giuste per quello che io ho chiamato l'esclusione competitiva, nel senso che quando hai due sistemi che competono per la spartizione delle risorse, se lo Stato aiuta uno dei due, l'altro va in disgrazia. Perché voglio richiamare il Jobs Act? Perché l'obiettivo del Jobs Act, quindi delle agevolazioni fiscali, non è quello di fare più salute ai lavoratori, non ne frega proprio niente, è quello di aumentare la redditività di imprese e ridurre il costo del lavoro. Cioè, l'idea del welfare aziendale va inquadrato in un ambito da Jobs Act, e tant'è che per capire bene queste intenzioni, è dal Jobs Act che partono poi tutte le misure sulla defiscalizzazione, bisognerebbe che voi abbiate la pazienza per leggervi la mozione di Renzi, fatta ad aprile in preparazione del congresso, dove Renzi fa esattamente l'operazione di cui ci parlava adesso Rosi, cioè trasforma un diritto alla persona in un diritto legato al lavoro. Non parla più di diritto alla salute, parla di protezione. Il concetto di protezione, vi voglio sottolineare, in tutto il testo della legge madre del 78 non compare mai, Ferdinando, non compare mai, compare il concetto di diritto, non di protezione. Ora, nella logica quindi degli incentivi fiscali servono a questo. L'idea non è semplicemente aggiungere qualcosa a qualcos'altro, un po' di sanità integrativa, non è questo. L'obiettivo che c'era dietro a questo disegno piuttosto lungo adesso era sostituire un sistema di welfare con un altro sistema di welfare. E non si fa misteri sulle preferenze di Renzi in quel momento. Il suo modello di riferimento non era più Beveridge, ma era Trump, cioè era il modello di welfare on demand, perché questo è. Quindi non è che si tratta semplicemente di far coesistere l'integrativo, il sostitutivo, l'universalistico. No, qui si tratta di capire se vogliamo, tra virgolette, restare in un sistema universalistico o metterlo in continuazione. Qual è il discorso che c'è dietro a tutto questo disegno? Un discorso per noi, non solo per me, dico per noi perché sono convinto che siamo d'accordo, inaccettabile, che per Renzi il diritto è un ostacolo allo sviluppo economico. Questo è inaccettabile. Praticamente alla fine del discorso i diritti, il welfare, eccetera, impediscono lo sviluppo economico. Mentre invece la sfida, e riprendo il discorso sulla sostenibilità che mi diceva Marzia, è proprio quello di, io uso un termine che non si usa mai perché non dico inventato, ma sono l'unico che lo usa, rendere compossibile
l'economia con l'etica, cioè farle coesistere. Alla domanda che mi fai sulla sostenibilità, io ti dico che la prima cosa che farei, cambierei il concetto di sostenibilità, perché non possiamo pensare di salvare il sistema dentro una logica compatibilista con il PIL. Noi dobbiamo uscire da questa dipendenza con il PIL. Ecco perché parlo di compossibilità. La compossibilità per me è quando tra etica ed economia non ci sono contraddizioni, e di contraddizioni nel nostro sistema ce ne stanno tantissime, chiaro? Quindi questo è un aspetto che mi premeva sottolineare. Elena Granata ha detto molto bene, ha dimostrato molto bene che questi sistemi sfuggono alla logica del bene collettivo, però non sfuggono alla logica del bene privato, cioè del bene speculativo. Si è creata una situazione molto, molto delicata, perché le politiche economiche del Jobs Act hanno spinto per fare il welfare aziendale. Nel frattempo la grande speculazione che aspetta Marco da anni di mettere le mani sul mercato della sanità, che è un mercato monopolista, in più questa grande regressività del sistema, perché a forza di non dargli soldi, è chiaro che questo sistema deperisce. Quindi una politica economica, un obiettivo speculativo e anche una situazione del sistema sanitario nazionale critica. È questo che dobbiamo interrompere, questa alleanza sotterranea che dobbiamo interrompere e spezzare. Allora, alla domanda rispondo così. La prima cosa che io farei è cambierei davvero il concetto di sostenibilità. Noi non possiamo farcela dentro la logica compatibilista. La logica compatibilista dice così: io ti do un limite economico, fai quello che ti pare, tu ti devi adattare. Noi, se andiamo avanti con la logica competitivista, noi ci adattiamo e diventiamo un'altra cosa da quello che siamo. I medici già sono un'altra cosa da quello che sono, a forza di essere, come dire, condizionati, governati, eteroguidati, eccetera, eccetera. I servizi, eccetera. Questa è la prima cosa. Riprendo invece un discorso che faceva Vindi. Mi ha fatto piacere di sentirla, non l'ho sentita da tempo. Devo dire che di ministri della sanità io ne ho conosciuti tanti, meno Tina Anselmi perché ero proprio piccola. E i due ministri, secondo me, più importanti che ha avuto il nostro sistema sono una la Vindi e uno è Don Accattè, stato un po', ministro forte. Il resto c'è da discutere, ma la Vindi è la Vindi. Ora, lo dico perché è andata via, perché per esempio nel concetto di mutualità integrativa che lei ha messo nella legge 229 c'è uno spirito politico che va comprendendo lo spirito politico di tutta la 229, e lo spirito politico adesso non c'è, ma sarei felice se lei mi supervisionasse, di quell'articolato era quello di usare la mutualità integrativa per scopi esclusivamente integrativi, ma quasi per estendere il concetto di universalità. Nel senso che si diceva, lo Stato ti dà tutto quello che ti può dare, quello che ti serve e lo Stato non ti dà, lo mettiamo nella mutualità integrativa. In questa cosa rientravano per esempio le cure odontoiatriche, che erano cure importanti. Quindi lo spirito della 229, che è uno spirito che tenta di rispondere alle sfide della sostenibilità con la razionalizzazione, con il recupero degli sprechi, con l'appropriatezza. C'è un articolo nella sua legge che io non ho mai condiviso, a dire il vero, perché non mi piacciono le cose obbligatorie, tanto per non citare i vaccini, che l'articolo 15 che diceva appropriatezza obbligatoria con sanzioni. Ed era un articolo di cui capivo lo spirito, ma di cui paventavo anche le pericolosità. Che vuol dire appropriatezza? Che vuol dire? Oggi la appropriatezza è un concetto economicistico, non è un concetto di buona clinica, e quindi entrare in questa cosa. La Bindi, la grande Bindi, ha detto anche oggi una cosa che mi trova molto convinto, la penso anch'io così. Stamattina, tra l'altro, prima di venire, sono andato a vedere il video della Bindi ieri a Firenze. La Bindi ha detto: non celebriamo, l'ha detto anche adesso, il quarantennale, che anch'io sono fermamente convinto che non va celebrata, nel senso che vorrei usare il quarantennale
per fare un bilancio, che non si fa mai. La riforma sanitaria del 78 è una grande, è la mia mamma, tanto per capirci il legame che ho con questa legge. Io sono nato con questa legge, ma non può essere considerata una riforma perfetta, immune da aporie, immune da fragilità. La riforma sanitaria del 78 ha un sacco di cose che non vanno. Per esempio, all'inizio noi siamo partiti considerando il diritto alla salute, lo dico al mio amico Gianluigi, che stamattina ci ha detto non vogliamo vincoli, no? Sarà dura non avere vincoli, Gianluigi. Con i vincoli dobbiamo fare i conti. Però noi abbiamo fatto l'esordio dicendo che il diritto alla salute è un diritto assoluto, metafisico, cioè non è economicamente condizionabile. Nel 92 facciamo l'azienda e cosa diciamo? Il diritto alla salute è economicamente condizionabile. E da allora in poi noi andiamo avanti con questa cosa dell'economicamente condizionabile. Quindi bisognerà capire in che modo noi riusciamo a governare questa cosa. La Bindi in questo video diceva non facciamo cerimonie, non facciamo politica corretta, dobbiamo fare una politica scorretta. Allora, queste testuali parole, nel senso che volevo intendere, guardate che se vogliamo andare avanti dobbiamo fare degli interventi forti, ecco. Io sono tanti anni, voi lo sapete, che teorizzo la quarta riforma, perché sono convintissimo, non convinto, che un ciclo di riforma in 40 anni è finito e che in qualche modo se vogliamo portare avanti il progetto originario della riforma del 78 noi dobbiamo aprire un altro ciclo di riforme, che non è la riforma della riforma come ho letto recentemente su Quotidiano Sanità da parte di qualcuno. Nella mia idea non si tratta di riformare la riforma. Io la struttura della riforma la lascerei così, non ci metterei mai. Però una cosa farei, riformerei tutto quello che non abbiamo riformato fino adesso. Questo sì. Perché il fatto che noi abbiamo problemi di sostenibilità, secondo me, non è solo perché non ci danno i soldi che ci servono, ma perché non aver riformato quello che avremmo dovuto riformare ci crea un problema di inadeguatezza e l'inadeguatezza costa molto. Tanto per farvi un esempio e non toccare il solito mio amico Carlo Palermo, gli ospedali, eccetera. Io vi rammento che nel 78 abbiamo fatto una legge straordinariamente, una rivoluzione socialista, l'ha definita Maria Pia Garavaglia, quindi non io, l'ha definita una rivoluzione socialista, ed è una rivoluzione socialista, perché passare dalle mutue all'universalismo non è proprio una passeggiata, è una rivoluzione. Noi abbiamo pensato di fare una rivoluzione socialista, per esempio, a medicina invariata. Cioè io insegno in una facoltà di medicina, nella mia facoltà di medicina, ma quale rivoluzione socialista? Ma non esiste. Noi continuiamo, tu sei medico, noi continuiamo a formare medici tutt'altro che rivoluzionari. Non abbiamo, abbiamo pensato, ci siamo illusi di cavarcela riformando il contenitore senza riformare il contenuto. Oggi i medici pagano il prezzo perché c'è la questione medica. Ma perché? Perché non si sono adeguati. Allora io penso che tutti i problemi di adeguatezza rappresentano delle diseconomie, delle antieconomie pesanti, e io penso che batterci per recuperare le inadeguatezze, rendere il servizio più adeguato, significa anche fare una buona sostenibilità. Cioè la mia teoria è che attraverso l'adeguatezza tu governi la spesa, ma non solo governi la spesa, governi quell'altro problema che diceva la grande Bindi prima, il nostro pessimo rapporto con la società. Cioè noi abbiamo un rapporto fiduciario a partire dal cittadino alla società pessimo, noi dobbiamo recuperarlo. Allora per recuperare un rapporto, qual è terreno migliore dell'adeguatezza? Cioè offrire a questa società un medico più adeguato, un servizio più adeguato, un ospedale più adeguato, dei modi più adeguati, delle relazioni più adeguate. Questa deve essere la risposta. Tuttavia dirvelo così è veramente troppo facile. Io sono 30 anni che mi sto rompendo la testa. Non è facile avere un'idea riformatrice vera per recuperare ciò che non abbiamo mai riformato. Noi abbiamo finito, abbiamo delle grandissime continuità, troppe. I medici specialisti ambulatoriali sono uguali a quelli della mutua, i medici di medicina generale sono uguali a quelli della mutua, gli ospedalieri lavorano esattamente come gli ospedalieri di 50 anni fa. Queste sono invarianze che paghiamo a caro prezzo.
le paghiamo sul piano sociale e sul piano economico, perché alla fine potremmo costare molto molto di meno. Quindi la risposta è mettere mano ad un pensiero riformatore. E siccome riprendo la battuta che ha fatto Daniel prima, io continuo ad essere convinto che una sinistra vera deve essere una sinistra che cambia. Apprezzo la sinistra che difende i diritti, apprezzo la sinistra che fa casino quando non ci danno i soldi, ma noi dobbiamo cambiare, perché noi dobbiamo stare al passo con il mondo.